Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Teleradio Canicattì. Apriamo con la politica, occupiamoci dei problemi della città di Canicattì, degrado e sporcizia in via Sacerdote Tamburello a Canicattì. Ce ne eravamo occupati lo scorso anno, ma oggi i residenti della zona hanno richiesto nuovamente il nostro intervento. Vediamo le immagini. Ci eravamo occupati della zona di via Sacerdote Tamburello alla periferia di Canicattì lo scorso anno. Subito dopo il nostro intervento, per testimoniare il degrado più assoluto dell'amministrazione comunale, era stata inviata una squadra di operai per pulire la zona. Ma a distanza di un anno la situazione che si registra in via Tamburello è sempre la stessa, non è cambiato nulla. Qual è la situazione che si registra qui in via Sacerdote Tamburello? È una situazione completamente disastrosa. Da qualche anno ci stanno facendo fare la differenziata, però come potete vedere dalle immagini la spazzatura viene posata a terra e i cani puntualmente la vengono a spargere in tutta la strada. Io dico di sì di fare la differenziata, però con gli appositi cassonetti. È come se io mi aprirei un forno e non avrei gli attrezzi per fare il pane. Così da quanto tempo non vengono a raccogliere qui la spazzatura che c'è? Da Natale, da prima di Natale. Quindi c'è un programma settimanale, dovrebbero venire ogni settimana? No, dovrebbero venire ogni giorno a prendere la spazzatura. Però per quanto riguarda l'indifferenziato, mentre per quanto riguarda la raccolta differenziata, la plastica e le altre cose, la fanno, questo viene fatto o non viene fatto nemmeno questo? Non viene fatta perché nessuno la posa e poi non abbiamo più visto gli operatori ecologici a venire a pulire, anzi vengono, fanno il giro e se ne vanno. Ecco, abbiamo visto anche che ci sono altre situazioni, diciamo, lasciate che sta per sprofondare, quanto prima, insomma, in prossimità di una fognatura si potrà aprire una voragine. Strada dissestata, insomma una serie di problemi che affliggono questo quartiere, questa zona, questo rione dove ci sono tante famiglie giovani, soprattutto una cinquantina di famiglie, no? Sì, ci sono con l'esattezza 46 famiglie, il quartiere è pieno di ragazzini, e le buche sono enormi, i tombini sono rotti, e il randagismo, e i topi che addirittura salgono a casa negli appartamenti, non topi, ratti con l'esattezza. E tra un po' inizierà la stagione più calda e immagino con questa spazzatura e tutti questi problemi come faremo noi? Noi siamo dei cittadini che paghiamo le tasse, non siamo né cittadini di serie B, non siamo lo scarto della comunità. Quindi non chiediamo l'impossibile, chiediamo la pulizia di questa zona e poi chiediamo che venga fatta la differenziata con gli appositi cassonetti, almeno per quello che ci riguarda, va? Non possiamo vivere così, altrimenti noi prenderemo altri tipi di provvedimenti, già ci stiamo mobilitando. Le immagini sono eloquenti, lo sfogo dei residenti è altrettanto grave, adesso si attende l'intervento dell'amministrazione comunale del sindaco. Quello di Ventura. La cronaca è morto il presunto boss di Cianciana, Ciro Tornatore, uno dei personaggi chiave dell'indagine antimafia Icaro che fra il dicembre del 2015 e il luglio dell'anno successivo ha fatto scattare una ventina di arresti e differenti misure cautelari nei confronti di presunti boss gregari e affiliati mafiosi della provincia di Agrigento alle prese con l'ennesima riorganizzazione dopo le ultime operazioni delle forze dell'ordine e le catture dei latitanti. Tornatore, malato da tempo, avrebbe compiuto 83 anni il prossimo 8 febbraio. Una delle prime udienze del dibattimento era stata rinviata proprio per un suo malore. In un'altra circostanza l'uomo aveva chiesto di lasciare prima della fine l'udienza a causa delle sue condizioni precarie di salute. La direzione del settore antimafia ipotizza un ruolo apicale di Tornatore nell'ambito dell'organigramma mafioso della provincia di Agrigento in particolare. Secondo gli inquirenti sarebbe stato a capo della famiglia mafiosa di Cianciana, paese dove ha vissuto insieme a Diego Grassadonia. Entrambi in un momento di vacanza avrebbero gestito anche la cosca di Montallegro.
Un 56enne, Salvatore Cocchiara, è morto nell'incendio della propria abitazione che si è sviluppata a Bivona. Il rogo si è sviluppato poco prima dell'alba in via Marchese Greco. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, il malfunzionamento della caldaia. Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e carabinieri sono andati sul posto e hanno aperto le indagini. L'uomo viveva da solo. 12 cacciatori di frodo maltesi sono stati bloccati nel porto di Pozzallo dalla Guardia di Finanza mentre stavano per imbarcarsi sul catamarano diretto nell'isola dei Cavalieri con diverse decine di volatili di specie protetta abbattuti nelle province di Ragusa e Siracusa. Le Fiamme Gialle li hanno denunciati per inosservanza delle norme a tutela della fauna selvatica e del prelievo venatorio e hanno sequestrato loro, quindi i fucili e le munizioni. Alcuni di essi erano sprovvisti di un regolare porto d'armi. Altri erano in possesso di puntatori laser, richiami elettroacustici per uccelli e fari notturni, strumenti quest'ultimi vietati per la caccia. Oltre 70 carabinieri del comando provinciale di Ragusa stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP della Procura nei confronti di 9 indagati e stanno eseguendo diverse perquisizioni nei confronti di presunti appartenenti ad un gruppo dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. I provvedimenti restrittivi sono il risultato di un'indagine condotta dai militari dell'Arma del nucleo investigativo di Ragusa che ha consentito di accertare che gli indagati, quasi tutti di origine nordafricana, avevano costituito due gruppi criminali operanti a Vittoria, Acate, Ispica e Pozzallo e dediti allo spaccio di eroina che acquistavano fuori provincia. Numerosi gli arresti e sequestri di stupefacenti già effettuati nel corso delle indagini. È giallo sul ritrovamento di una ragazza di appena 28 anni in stato di alterazione alcolica lievemente ferita davanti alla caserma dei carabinieri di Naro, è stata trovata questa mattina in via Cassarà. La donna era su una panchina visibilmente scossa, i militari sono prontamente intervenuti, sul posto anche la polizia locale e un'ambulanza del 118. La ragazza era vestita in abiti da sera e non è riuscita a dare spiegazioni valide del perché si trovasse a Naro. I carabinieri hanno avviato un'indagine, la ragazza attualmente si trova ricoverata all'ospedale Barone Lombardo. Bardo di Canicattì. Furto a San Leone, ignoti approfittando dell'assenza momentanea di una donna, un'anziana di 80 anni, proprietaria dell'appartamento che si trova in via Naiadi, che era uscita per andare a messa, si sono intrufolati nella dimora posta al primo piano. Attraverso una finestra hanno portato via oro e oggetti di valore che erano presenti. A fare la scoperta la stessa proprietaria che si è rivolta alle forze dell'ordine, una pattuglia dei carabinieri è giunta sul posto per i rilievi di rito e l'indagine è stata avviata. Il fatto è accaduto domenica scorsa. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha rinviato a giudizio Vincenzo Di Rosa, 56 anni di Agrigento, ex direttore delle poste di Castrofilippo, inquisito di peculato e truffa perché si sarebbe appropriato dei soldi dei risparmiatori e dell'ufficio. Lo stesso Di Rosa, difeso dagli avvocati Salvatore Pennica e Alfonso Neri, ha già subito un sequestro di beni per circa 200.000 euro a garanzia di quanto sarebbe obbligato a restituire. La prima udienza del processo è in calendario il prossimo 26 marzo, l'indagine è scaturita da un'ispezione interna del servizio investigativo che ha raccolto alcune segnalazioni e ha deciso di approfondire la vicenda. Altra perizia psichiatrica nei confronti di Luca Licata, 42 anni di Favara, utile per accertare se lo stesso accusato di abusi sessuali nei confronti di una donna e di lesioni aggravate per avere percorso dei vigili urbani sia in grado di partecipare al processo che lo vede imputato e che era stato sospeso perché una prima perizia lo aveva ritenuto infermo di mente al momento di compiere il delitto. Licata nel luglio del 2014 avrebbe fermato una ragazza per strada, l'avrebbe aggredita toccandole le parti intime e palpeggiandola, poi una volta scappato e raggiunto a casa da due vigili urbani che volevano arrestarlo, li aggredì e li colpì con violenza. Adesso sarà lo psichiatra Lorenzo Messina a valutare se l'uomo è capace di intendere e di volere. Agguato a pugni e bastonate per non saldare un debito, i licatesi Carmelo Marino di 37 anni e Davide Callea di 30 anni finiscono davanti al giudice per udienze preliminari con le accuse di violenza privata, lesioni aggravate e porto ingiustificato di bastone. I due imputati che hanno nominato come difensore l'avvocato Gaspare Lombardo avrebbero picchiato alla testa e al volto un uomo al quale dovevano restituire del denaro che avevano ricevuto in prestito. L'uomo
riportò gravi lesioni e traumi. L'udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata dal PM Andrea Maggioni è in programma l'8 febbraio davanti al giudice Francesco Provenzano. L'aggressione sarebbe avvenuta il 6 aprile del 2016. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno individuato e arrestato l'autore di una rissa avvenuta lo scorso mese di agosto nella comunità juvenilia di Campobello di Ricata. Vediamo i dettagli. Ormai pensava di averla fatta franca il 18enne autore di un tentato omicidio commesso circa 6 mesi fa in provincia di Agrigento. Quando è stato bloccato per strada dai carabinieri della compagnia di Ricata è rimasto a bocca aperta. Tutta la vicenda risale ad un pomeriggio di agosto dello scorso anno presso la comunità alloggio juvenilia di Campobello di Ricata, che accoglie ragazzi dal passato difficile. Quel giorno all'improvviso era scoppiata una rissa all'interno della struttura tra 6 giovani. Gli operatori avevano chiamato il 112, ma mentre i carabinieri stavano a correre, uno dei litiganti aveva impugnato un coltello a serramanico, sferrando una coltellata al petto di un minore originario del Gambia, provocandogli una insufficienza respiratoria. Le condizioni della vittima sin da subito erano gravissime e il ragazzo fu salvato grazie ad un intervento chirurgico d'urgenza eseguito dai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'aggressore, subito dopo aver sferrato la coltellata, si era dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri giunti sul posto eseguirono un accurato sopralluogo, interrogando i vari testimoni, sequestrando il coltello utilizzato. L'indagine, immediatamente avviata, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, fu subito orientata alla raccolta delle necessarie prove e alle ricerche del fuggitivo in tutto il territorio nazionale. Le conseguenti attività investigative svolte dai carabinieri della compagnia di Ricata e della stazione di Campobello di Ricata hanno consentito di raccogliere consistenti prove a carico del giovane aggressore italiano e di ottenere un provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento. Il 18enne, con attività tecniche e pedinamenti, è stato rintracciato e catturato in provincia di Catania, venendo sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio e rissa aggravata. Tornano gli sbarchi di clandestini a Lampedusa, 47 migranti sbarcati questa mattina al porto a bordo di un peschereccio, altri 48 erano arrivati ieri pomeriggio, sono stati trasferiti nell'hotspot che si trova sull'isola. Il sindaco di Lampedusa, Toto Martello, lancia un appello al governo nazionale a non abbassare la guardia. E oggi ritornano gli sbarchi a Lampedusa, ma da 3 mesi nel centro di accoglienza ci sono una quarantina di migranti, dice Martello. Se le istituzioni pensano di aver risolto il problema degli sbarchi, sbagliano e continuano a sbagliare. Se ritengono di dover abbassare l'attenzione e la tensione su quanto avviene sulla nostra isola, stando ai dati del Viminale, il numero degli sbarchi è in calo rispetto al 2016, sono diminuiti del 34,24%. Nonostante ciò restano difficoltà sul tema dell'accoglienza e della gestione dei centri spesso sovraffollati o con migranti fermi per mesi in attesa dei documenti. Ed è stato questo uno dei motivi per una protesta che si è svolta ieri mattina da parte di un centinaio di migranti davanti all'hotel Villa Sicania. Alla base del malcontento, quindi, la loro volontà di abbandonare la struttura ed essere trasferiti altrove. Disagi lungo la statale 115 che collega Agrigento con Sciacca. Adriana Licausi. Seduti sul manto stradale a centro delle due carreggiate o in piedi a manifestare urlando le loro ragioni, hanno bloccato la strada statale 115 all'altezza di Siculiana in provincia di Agrigento. Tutto è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina. Protagonisti della protesta un gruppo di migranti prevalentemente subsahariani, ospiti del centro d'accoglienza che si affaccia proprio su quella strada, l'ex hotel Villa Sicania. Bambino non vanno a scuola. Il transito veicolare è rimasto bloccato per circa un'ora. A sbloccare la situazione l'intervento della polizia stradale guidata da Giuseppe Monreale e di altre pattuglie di agenti agli ordini del funzionario Marco Alletto. Gli extracomunitari lamentano di essere ospiti della struttura d'accoglienza anche da 3 o 4 mesi. Alcuni di loro sono in attesa di completare l'iter burocratico per frequentare la scuola ed imparare così l'italiano. Ed ancora vorrebbero i riscaldamenti, che già sono funzionanti, accesi 24 ore su 24. Ma non basta, vogliono anche internet e wifi. Noi siamo qua, viviamo male, hai visto? Abbiamo venuto in Italia per la protezione, perché tanto costa la nostra paese. Abbiamo venuto qua, dobbiamo imparare la lingua prima, è molto importante. Poi la cosa non è buona, hai visto? Quindi dobbiamo sapere se questo campo è uno centro di accoglienza, o se non è uno centro di accoglienza. Se non è uno centro di accoglienza,
lavoriamo per documenti, ancora cambiamo le cose, perché non è che è dottore, ancora non è che è scuola. Poco più di un mese fa, tra le vie del centro di Siculiana si è registrata un'altra plateale protesta, con tanto di striscioni del sindaco del paese Leonardo Lauricella in prima linea. Gli abitanti gridavano "siamo invasi". Un corteo organizzato per dire no al centro d'accoglienza che da circa 4 anni ospita numeri come 300-400 persone, mentre invece i numeri da rispettare secondo l'accordo anciviminale sarebbero di 2,5 migranti ogni 1000 abitanti. Nella vicina isola di Lampedusa, sempre in provincia di Agrigento, la storia di un migrante che attendeva dallo scorso ottobre allo spot di Contrada Imbriacola di essere trasferito e che invece il 5 gennaio scorso si è tolto la vita. Da lì l'appello del sindaco Salvatore Martello che spiega "restano qui per mesi senza far niente, così arrivano all'esasperazione". E proprio ieri, in occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, Papa Francesco durante l'omelia ha affermato "la paura di accogliere è legittima ma va superata". Ed anche ieri il cardinale di Agrigento, Francesco Montenegro, ha rilanciato il tema dell'accoglienza. E nella nostra preghiera oggi, e concludo, ricordiamo anche i nostri fratelli profughi. È la giornata dei profughi, da chi viene da altre terre. Qua ci ritroviamo per una situazione di grande disagio di allora e un disagio che oggi si vive da parte di molti, anche noi siamo interessati. Ecco, preghiamo perché loro possono avere più serenità, perché noi possiamo essere più capaci di accoglienza. Intensa attività della polizia finalizzata al contrasto della criminalità straniera e della immigrazione clandestina. All'esito di serrate indagini, infatti, i poliziotti della squadra mobile hanno individuato, sottoposto a fermo di indiziato di delitto, un 21enne di nazionalità tunisina ritenuto responsabile del duplice tentato omicidio consumato il giorno di Capodanno presso l'hotspot di Lampedusa. Il successivo 7 gennaio gli agenti della mobile hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Parma nei confronti di un tunisino del 1987 che doveva espiare la pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione. Invece tra l'8 e l'11 gennaio sono stati arrestati 3 tunisini già espulsi dal territorio nazionale per il reato di reingresso nel territorio nazionale prima della scadenza del termine del divieto di reingresso. A 2 di essi è stato inoltre contestato il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità personale. Gli immigrati, sebbene destinatari del decreto di espulsione con divieto di reingresso, hanno fatto rientro nel territorio italiano attraverso la frontiera marittima di Lampedusa nel corso degli sbarchi che si sono registrati sull'isola lo scorso 31 dicembre del 2017. Rivediamo il telegiornale, parliamo di pesca, la creazione di un cluster della pesca in Libia ispirato al modello della Blue Economy sviluppato dal distretto della pesca siciliano che si basa sui principi della responsabilità condivisa e della rigenerazione delle risorse marine e terrestri, e questo tra gli obiettivi di uno storico accordo firmato alla Galleria Sicilia di Mazara del Vallo dal presidente del distretto della pesca e crescita blu Giovanni Tumbiolo e dal sottosegretario degli affari marittimi della Libia. Sentiamo Claudio Spot. Dopo oltre 10 anni di complesse trattative e interruzioni dovute ai numerosi cambi di regime in Libia, uno storico accordo sulla cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore delle risorse marittime è stato firmato fra il distretto della pesca e crescita blu e l'autorità generale dell'ambiente marino della Libia. L'importante accordo è stato siglato presso la Galleria Sicilia del comune di Mazara del Vallo fra il sottosegretario degli affari marittimi Rida Ibrahim Duzo e il presidente del distretto Giovanni Tumbiolo. Presenti alla firma, tra gli altri, il sindaco Nicola Cristaldi, l'assessore regionale all'agricoltura e pesca Edi Bandiera e l'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale Roberto Lagalla. Ma oggi è una giornata dalle duplici suggestioni. 50 anni dal terremoto del Belice, nel segno della memoria e della tristezza, un accordo con la parte libica per riaprire una intesa forte e duratura sul piano della collaborazione e quindi della speranza e del futuro. Questo anelito va sicuramente colto, non solo attraverso quegli aspetti tecnici dell'accordo che guardano alla collaborazione tra i due opposti
poli del Mediterraneo in materia di pesca, ma vorrei dire soprattutto un progetto di cultura e di politica mediterranea. Un tassello utile, certamente importante, di un percorso al quale non si può rinunciare, ma nel confronto del quale invece è opportuno ed è necessario avviare e stimolare ogni energia, ogni attività in questa direzione. Saremmo, dicevo nel mio intervento, bocciati dalla storia se commettessimo l'errore madornale di trascurare, probabilmente come si è fatto per tanti anni, quel grande tema e quel grande luogo del mondo che è il Mediterraneo. Il Mediterraneo che è la culla della civiltà dei nostri popoli, della nostra storia, e che ha bisogno sicuramente di essere messo al centro di ogni tipo di politica che vuole guardare allo sviluppo, alla convivenza e alla cooperazione, perché abbiamo parlato di pace, abbiamo parlato di cooperazione, non vi è dubbio che questi importanti valori non possono essere raggiunti se veramente la ricchezza che si produce nel mondo e quella che si può produrre attraverso anche la distensione dei rapporti, il dialogo, la collaborazione e la formazione, se ciò non avvenisse chiaramente vanificheremmo ogni opportunità anche in tema di ridistribuzione della ricchezza, che è quel presupposto fondamentale perché in ogni angolo del mondo ci sia pace. Boom di portaborse per i deputati dell'Assemblea regionale siciliana nell'ultimo anno della scorsa legislatura. Nonostante l'attività del Parlamento si sia fermata prima dell'estate per via della campagna elettorale per le elezioni del 5 novembre scorso, sono stati ben 263 i collaboratori arruolati nel 2017, il 30% in più rispetto ai due anni precedenti, quando il numero si era attestato attorno a 185 persone assunte con contratti di collaborazione stipulati dagli onorevoli e gestiti dall'amministrazione di Palermo dei Palazzo dei Normanni. Il dato emerge incrociando i numeri dell'ultima relazione sullo stato dell'amministrazione dell'ARS nel 2017 con quelli delle relazioni degli anni precedenti. Emergenza rifiuti. Per fare il punto della situazione e tracciare una sorta di roadmap della situazione, il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha incontrato a Palazzo d'Orleans una rappresentanza dei sindaci, tutti chiamati al capezzale di una congiuntura che si trascina ormai da anni. Siamo tutti in trincea, ha detto Musumeci, e per questo motivo dobbiamo lavorare in sinergia, altrimenti sarebbe la sconfitta della politica. Non voglio assolutamente scaricare la responsabilità sui comuni, ma abbiamo ereditato una situazione pesante, figlia di un ritardo ventennale. I rifiuti non sono né di destra né di sinistra e pertanto la battaglia va vinta tutti insieme, consapevoli comunque che per superare questa fase di emergenza, nell'emergenza ci vogliono dai 2 ai 3 anni, ha concluso Nello Musumeci. Ed emergenza rifiuti anche a Licata. I cittadini dicono basta, saranno in molti a partecipare stasera all'assemblea che si terrà nell'aula consiliare del comune con il presidente della SRR Enrico Vella, che ha dato la propria disponibilità al commissario straordinario Margazza Brandara. In mattinata si è svolto invece un incontro con il dottor Grisafi, custode giudiziario dei mezzi della Dea dell'Ambiente e liquidazione posti sotto sequestro, e tra gli altri anche con il commissario della Dea dell'Ambiente Toto Gueri, per verificare la possibilità di passarli nella disponibilità della PEA o della SRR, in modo da potenziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel centro abitato, nelle periferie e in tutto quanto il territorio comunale di Licata. In sostanza il comune dovrebbe raccordarsi con questa società, cioè la PEA, area produttiva ecologicamente attrezzata, che risulta essere rappresentata legalmente dall'amministratore unico Eleonora Aleo, costituita alla fine del marzo del 2017. La società ha inviato l'istanza all'albo gestori per poter ottenere l'iscrizione e quindi iniziare la gestione. Il problema è però che l'azienda non ha i mezzi per poter garantire il servizio, principalmente al comune di Licata. Dai rifiuti all'acqua, Girgenti Acque rende noto che giovedì 18 gennaio saranno effettuati degli interventi di manutenzione sulla condotta di adduzione al serbatoio San Calogero del comune di Porto Empedocle. Al fine di permettere i lavori, dalle 8 alle 16 sarà necessario sospendere la fornitura idrica del serbatoio. La distribuzione prevista per il 18 gennaio quindi potrà subire slittamenti o limitazioni. A conclusione dei lavori, l'approvvigionamento idrico del serbatoio comunale tornerà a regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici. Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria per ripristinare le condizioni di sicurezza del serbatoio d'acqua del comune di Delia, che si trova al viale Belvedere, a poche centinaia di metri dall'abitato. Il progetto esecutivo, predisposto dalla società Caltacqua di Caltanissetta, il gestore del sistema idrico integrato in provincia di Caltanissetta, è stato inserito nell'elenco delle opere pubbliche da eseguirsi con fondi privati nel piano degli investimenti approvato dal lato idrico CL6. I lavori verranno conclusi il 3 luglio, l'importo
dell'opera di 264.500 euro. Al via le giornate informative nell'istituto comprensivo Rapisarti di Canicattì, diretto dalla professoressa Concetta Di Falco Mustazzella. Domenica scorsa e anche oggi si è svolto infatti l'Open Day, che coinvolge ogni grado dell'istituzione scolastica. Porte aperte nei plessi che ospitano le scuole dell'infanzia di via Trieste, via Petrella e la Carruba, e le scuole primarie di via Allende e la Carruba di via Pantarica. Sentiamo la docente Maria Pia Dalacchi. Oggi l'Open Day per far vedere ai genitori quello che offre questa scuola e naturalmente in tutto l'istituto. Sì, oggi è l'Open Day nelle scuole primarie e nelle scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Mario Rapisardi. Domenica abbiamo avuto già l'Open Day per la scuola secondaria. Oggi mostreremo ai genitori e a chi sarà curioso di vedere le nostre attività il nostro modo di lavorare secondo la didattica laboratoriale, che passa da una fase informativa a una fase di formazione in cui l'alunno viene appunto stimolato, spinto ad avere un atteggiamento attivo nei confronti della conoscenza. La nostra tematica di oggi è l'educazione alla legalità, per cui i nostri laboratori hanno questa impronta che ormai caratterizza da anni il nostro istituto. Abbiamo già un protocollo di intesa con Agende Rosse, abbiamo avuto degli ospiti importanti come il figlio di Mario Francese, Giulio Francese, avremo quest'anno Claudio Fava il 22 maggio. I nostri laboratori oggi sono organizzati in questo modo: abbiamo il laboratorio di lettura espressiva e drammatizzazione, all'interno del quale gli alunni appunto leggeranno e drammatizzeranno alcuni passi di libri che stanno leggendo durante le ore curriculari e che appunto hanno come tematica la legalità. Poi abbiamo il laboratorio di coding, che prevede un percorso di educazione stradale, il laboratorio linguistico con la lingua francese e inglese, in cui appunto ci sarà una sorta di dizionario delle parole della legalità che gli alunni dovranno tradurre in inglese e in francese. Abbiamo la sala proiezione con tutti i video che negli anni abbiamo realizzato, poi abbiamo il laboratorio artistico espressivo, nel quale gli alunni stanno realizzando il logo della scuola con materiale da riciclo, che rappresenta appunto un albero con le note musicali, perché il nostro è un istituto a indirizzo musicale, libri e numeri. Abbiamo anche i laboratori di Dama, che vengono svolti la mattina durante la settimana da una nostra collega della scuola secondaria, e per le terze e per le quarte, e poi per le classi quinte abbiamo il laboratorio di attività fisica in collaborazione con il CONI, c'è un insegnante, un esperto esterno che viene da fuori e appunto lavora con i nostri alunni con l'attività fisica. Domani alle 11.30 presso la sede di Palazzo Stella in via Cavallotti a Canicattì, Claudio Fava, deputato regionale di 100 Passi per la Sicilia, terrà una conferenza stampa in merito alla situazione registrata in Contrada Gulfi relativa ai prelevamenti idrici operati da Girgenti Acque. Il deputato, che sulla vicenda ha già presentato un'interrogazione che sarà illustrata nel corso della conferenza stampa, precisa che in una situazione di costante crisi delle risorse idriche occorre la massima vigilanza sulla gestione delle risorse e la totale trasparenza nei confronti dei cittadini. Lo sport, una vittoria che ha messo in evidenza la compattezza del gruppo Canicattì Calcio, ancora un buon momento per la formazione biancorossa allenata da Sebi Catania, che domenica ha vinto la seconda delle 15 finali, così le definisce il mister, con un convincente 3-0 sul Pro Favara. Abbiamo sentito il dirigente del Canicattì Calcio, Vincenzo Monreale. La seconda delle 15 finali, così mister Sebi Catania le ha definite, è stata vinta e il Canicattì sta proseguendo quello che è un buon momento. La squadra sta girando, adesso insomma sta dimostrando quello che è il potenziale di questa formazione. Sì, come ti avevo anticipato qualche giorno fa, la squadra veramente comincia ad assimilare quelli che sono gli schemi del mister e i risultati appunto si stanno vedendo, soprattutto anche da un punto di vista fisico-atletico. Ragazzi veramente stanno bene.
Una vittoria che, diciamo, oltre al morale serve anche a compattare ancora di più la squadra contro un Pro Favara che non è lo stesso Favara incontrato all'andata, eppure il risultato, insomma, ha dimostrato ancora una volta che questo Canichetti c'è. No, domenica veramente c'è stata una dimostrazione di forza e di compattezza del gruppo, perché i ragazzi hanno dato veramente l'anima in campo e si è visto, al di là del risultato c'è proprio voglia di fare bene, di correre dietro ogni pallone, di correre 95 minuti, e questa è la cosa che veramente ci dà la massima soddisfazione. Come sta Mariano Cordaro? Mariano sta benissimo, ha avuto questo scontro di gioco, ha battuto la testa che praticamente ci ha fatto un po' spaventare, però fortunatamente le tacche hanno dato esito negativo e quindi va tutto bene. Ecco, presto tornerà ad aggregarsi, insomma, il gruppo adesso è in una fase di riposo? No, si tornerà ad aggregarsi, oggi sono in ritorno agli allenamenti, sta bene, ha tantissima voglia di ritornare, Mariano ha uno spirito incredibile, quindi tornerà a giocare sicuramente. Ecco, abbiamo parlato della importanza che questa società dà anche alla valorizzazione dei giovani, lo avete fatto inserendo in rosa tre giocatori canichettinesi che provengono dall'Agragas, ma c'è anche un'altra bella realtà, quella dei giovani di questo Canichetti che si sta affermando nel proprio campionato. Sì, questo è ancora un altro motivo di grande soddisfazione, i ragazzi della Juniors guidati egregiamente da mister Giordano sono ritornati ad essere i primi della classe, anche lì grande spirito di abnegazione, grande sacrificio, grande squadra, grandi ragazzi. Canichetti sta vivendo calcisticamente un buon momento, abbiamo detto ai nostri ragazzi di non esaltarci sicuramente, ma il fatto che siano lì, ripeto, è un grande motivo di orgoglio per tutti noi. Un'intensa attività amministrativa sulla regolarità degli impianti che hanno fatto richiesta di autorizzazione unica ambientale è stata seguita dal libero consorzio comunale di Agrigento durante il 2017. Oltre 60 infatti le imprese che hanno presentato istanza per ottenere questo titolo essenziale per l'avvio delle attività produttive dal gruppo 5 del settore ambiente e territorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica che assegna alle province, oggi in Sicilia si chiamano liberi consorzi, la competenza per l'adozione di questi provvedimenti che snelliscono notevolmente l'iter per il rilascio di ben 7 autorizzazioni che sino all'entrata in vigore del decreto andavano richieste separatamente. Complessivamente i provvedimenti hanno riguardato tutti i titoli abilitativi individuati, in particolare l'autorizzazione agli scarichi, l'utilizzazione in agricoltura di acque di vegetazione dei frantoi e di reflui provenienti da aziende zootecniche. Agrigento c'è, il Ministero dei Beni Culturali ha ufficializzato le 10 città che si contenderanno il titolo di Capitale Italiana della Cultura nel 2020 e Agrigento, unica città siciliana, figura in quella lista. Entrare nella shortlist delle città candidate a Capitale Italiana della Cultura, ha detto il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, è il riconoscimento di un valore collettivo, di un impegno condiviso, del lavoro iniziato già nel 2015 tra chi ha voluto credere che insieme si possa cambiare il destino di questa città. È il momento del riscatto, è l'ora di raccontare la storia straordinaria di 2600 anni di una città culla di menti eccelse e soprattutto di una comunità che oggi sta risorgendo dalle ombre, dagli errori e dagli orrori di un recente passato. Assemblea dei panificatori in programma domenica 21 gennaio alle 10 nella sede di Confcommercio Agrigento di via Imera. L'incontro si è reso necessario per chiarire le dinamiche inerenti all'attuazione del decreto legge che regola la chiusura domenicale dei panificatori in Sicilia. Intanto sabato scorso il direttivo dell'Assipan della provincia di Agrigento insieme ai panificatori di Licata hanno incontrato il neodeputato regionale Carmelo Pullara, primo firmatario di un decreto di legge che regola il comparto mettendosi a disposizione per contribuire ad apportare tutte le migliorie necessarie garantendo soprattutto il riposo domenicale. La domenica invece gli arbitri di calcio sono impegnati nelle varie partite, si rafforza la sezione AIA di Agrigento, hanno infatti superato gli esami ben 19 aspiranti direttori di gara che da domenica sono effettivi alla sezione AIA. Sentiamo un'intervista con il presidente Gero Drago che ci parla anche di altre iniziative degli arbitri agrigentini. Presidente, la sezione AIA di Agrigento si arricchisce di 19 nuovi direttori di gara, ecco, linfa vitale per quello che è l'organo tecnico provinciale, un momento bello che sta vivendo la sezione di Agrigento.
Sì, un momento molto positivo. Domenica hanno superato gli esami per diventare nuovi arbitri, come dicevi tu, 19 nuovi ragazzi, e tutti della media età di 15-16 anni, quindi questo è un altro dato molto importante. E noi, come le squadre di calcio, viviamo di vivaio, quindi quando c'è il vivaio è tutto positivo, perché riusciamo a trovare le nuove forze per sostituire poi quelle che man mano vanno nelle categorie superiori. Domenica abbiamo avuto un ottimo riscontro anche da parte delle famiglie. I nostri locali erano pieni di genitori entusiasti e curiosi di vedere il nostro mondo, consapevoli del fatto che chi entra da noi anche così giovane poi un giorno ne uscirà o da arbitro di categoria importante, ma comunque sicuramente da uomo maturo e formato in un ambiente molto educato. Ecco, questa è l'importanza anche dei corsi che voi fate dislocati su tutto il territorio provinciale. Sì, a proposito approfitto per fare un appello: noi adesso partiremo con un nuovo corso, quindi basta cliccare www.aiagrigento.it, dove chiunque voglia iscriversi da 15 anni a 35 anni come dal regolamento trova un link apposito dove poter mandare la propria iscrizione. Canicattì, c'è stato il raduno dell'organo tecnico provinciale, ecco, grande attenzione da parte dei giovani arbitri che hanno partecipato. Sì, ormai l'AIA ci fornisce di strumenti validissimi, multimediali, per poter coinvolgere i giovani e farli crescere dal punto di vista tecnico, teorico, ma anche pratico, perché noi facciamo diversi corsi anche sui terreni di gioco. Questo è un periodo di raduni, ci sono i raduni di metà campionato, quindi sia gli arbitri provinciali che quelli regionali che quelli nazionali. In questo momento c'è un gruppo nostro che è al raduno di Serie C, quindi insomma è il momento in cui c'è il giro di boa. Adesso si inizia a dirigere le gare più importanti, dove le squadre, le società, le grandi piazze e anche le piccole piazze si giocano tutto, e quindi i nostri arbitri devono essere pronti ad affrontare queste partite, che poi sono delle partite molto delicate. Arbitri uomini, ma anche solidari, ecco, solidarietà, generosità, avete fatto una raccolta, ieri c'è stata la consegna, ecco, ad Agrigento di quello che avete raccolto per i bambini, ecco, più bisognosi. Guarda, di questo sono veramente molto orgoglioso, perché quando sono diventato presidente ho lanciato questa iniziativa, cioè una raccolta fondi per famiglie povere, ma soprattutto per bambini poveri, e quindi devo dire che la sezione ha risposto alla grande. Abbiamo fatto una raccolta fondi e ieri abbiamo consegnato ai bambini poveri della San Vincenzo di Agrigento tantissimi giocattoli e tantissimi alimenti di prima necessità come latte, pannolini, e da ieri che sono tempestato di telefonate e di messaggi di ringraziamento da parte veramente sia delle autorità ecclesiastiche sia da genitori semplici che hanno saputo di questa iniziativa per ringraziarci appunto di quello che abbiamo fatto. Quindi questo è proprio la dimostrazione che fare sport non significa solo dedicarsi a quel momento, ma ogni tanto fermarsi e pensare a chi ha più bisogno di noi. E siamo in chiusura, ultimi giorni per potersi candidare alla mostra dal titolo Territorio, Memoria e Identità della Sicilia Centro-Meridionale, promossa dall'Archeo Club di Campobello di Licata nell'ambito del progetto Calat, finanziato dal bando Giovani per il Sociale, Dipartimento Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scade infatti alle 12.30 di giovedì 18 gennaio il termine entro cui poter inviare le proprie foto agli organizzatori. L'esposizione è aperta ai migliori talenti locali appassionati di fotografia dai 18 ai 35 anni che operano a Campobello di Licata e nei comuni limitrofi. I temi sono le risorse attrattive e identitarie della Sicilia centro-meridionale. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al centro Calat di Campobello di Licata chiamando Lavinia Corbo o inviando una email all'indirizzo lavinia.calat@gmail.com. Era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.